Buonasera a tutti, siamo qui con Mr. Manfrin della Trinità, margine della partita contro l'Orange Cervere in amichevole, un allenamento congiunto. Ti chiedo come sono state queste prime prove, questi allenamenti, so di una preparazione intensa, lunga durante quest'estate. Ti chiedo come hai visto la squadra e come adesso, se la trovi migliorata, come sta andando. Buonasera intanto, sì, allora gli allenamenti sono stati decisamente impegnativi, abbiamo lavorato molto, abbiamo giocato molto perché abbiamo fatto parecchie amichevoli, anche più di quelle che avevo in mente all'inizio, però avevo bisogno di vedere il gruppo perché è molto numeroso e molto migliorato rispetto all'anno scorso e devo capire bene ancora alcune caratteristiche perché quest'anno più di un giocatore dovrà essere molto disponibile a dare una mano in più ruoli. Questo perché se vogliamo essere altamente competitivi non possiamo sbagliare quasi nulla. Ti chiedo anche questo sulle amichevoli, ci sono stati, come dicevi tu, inserimenti di giocatori nuovi. Ti chiedo se il gruppo si è amalgamato, se le prime partite di campionato serviranno ancora un pochettino per costruire la squadra e la forma, oppure se ci sarà già uno sprint iniziale abbastanza deciso. Allora, intanto abbiamo provato a fare come tanti e tutti, più situazioni, più cose per poter legare i gruppi vecchi e nuovi. Tra virgolette noi abbiamo avuto una fortuna, abbiamo avuto un gruppo che è arrivato discretamente numeroso, conoscendosi fra di loro e si è integrato decisamente in fretta con quello storico, al che ci aiuta molto ad accelerare i tempi. Chiaramente, come tutti, all'inizio pagheremo un po' dazio, ma vogliamo partire forte, c'è poco da fare, se vogliamo tenere dello standard alto dobbiamo andare forte subito. Ti chiedo ancora questo, poi ti lascio alla squadra. Sono usciti di recente i gironi, tra l'altro cosa relativamente paradossale, ma questo è poi un altro discorso. Sono usciti i gironi, sono usciti i calendari, ti chiedo che campionato ti aspetti, che girone ti aspetti e che obiettivo avete soprattutto per la società. Allora, il calendario, tra virgolette, non male. Abbiamo un passaggio, come si valutava con altri dello staff, c'è un passaggio leggermente critico dove avremo un giro dove ci saranno Carru, Bagnasco e Margaritese, che sono tra le migliori del girone insieme al Bernezzo, chiaramente retrocesso e quindi per forza anche in cima all'elenco. Non male, molto divertente, molto molto critico da preparare, più che altro per prepararlo molto bene. Per il resto, se vogliamo fare, come abbiamo detto più di una volta, un campionato di alto livello e puntare ad obiettivi importanti, dobbiamo essere pronti contro tutti sempre. Non c'è, tanto le dobbiamo affrontare tutte. Quindi, non c'è via di scampo. E non c'è via di scampo, bisogna provare a vincerle tutte. Grazie mille, mister. Grazie a voi e buona serata.